Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi riguardo al lag o i problemi di meno prestazioni su Windows 10 o Windows 11 oppure in questo caso se hai problemi tipo che nel task manager in gestione attività hai problemi tipo il processore che arriva al 100% così da nulla arriva al 100% e cominci a laggare, non riesci neanche a spostare una cartella o scrivere qualcosa oppure aprire un programma, quindi stai veramente laggando, ma veramente tantissimo. E per non parlare anche della memoria RAM, riguardo alle cache, come vedete ci sono 24,8 GB di cache, e noi possiamo direttamente eliminare, grazie a dei vari programmi, e aumentare le prestazioni sul nostro sistema operativo e le prestazioni in gestione attività. Quindi in questo caso, eh, dirigiamoci direttamente su. Visualizza impostazioni di sistema avanzate, basta che scrivi qua sotto visualizza impostazioni di sistema avanzate. Così, ci clicchiamo sopra. Andiamo un attimo su prestazioni. Così facendo possiamo ridurre gli effetti visivi, pianificazioni processore, utilizzo memoria e memoria virtuale, impostazioni. E andiamo su regole in modo da ottenere le prestazioni migliori. Come puoi vedere, ci sono mostra anteprime, mostra animazione, ombreggiatura. Tutte queste cose qua. Per esempio, vi faccio un esempio. Per esempio, se, se state giocando e eh, vi piace questo gioco, ma avete tutto lo. La, la grafica alta e state laggando ovviamente perché avete la texture alto, ombre alte effetti visivi alti uh, avete tutte queste cose qua e fate 30 40 fps però togliendo tutte queste cose che non vi servono regola in modo da ottenere le prestazioni migliori aumenteremo così di fps sul gioco e qui invece aumenteremo così le prestazioni su windows 11 togliendo così il lag ovviamente vai su applica e applichi così le impostazioni ovviamente se non ti piace come puoi vedere è cambiato un po' la scritta lo spostamento delle cartelle come puoi vedere io ho sposto così la schedina si vede un piccolo rettangolo tipo l'ombra del rettangolo, non ci sono ombre dietro alle uh, schede, ovviamente se non ti piace questa cosa qua puoi sempre tornare in regola in modo da ottenere un aspetto veramente migliore, quindi una volta fatto facciamo ok e facciamo ok, una volta fatto questo andiamo su con configurazione di sistema, generale avvio normale carica tutti i servizi e driver di dispositivo, ovviamente questo Ovviamente, se non carichi tutti i servizi e i driver di dispositivo, avrai problemi con qualche dispositivo tuo uh, oppure a qualche periferica come cuffie, mouse, tastiera, uh, cavi USB, oppure problemi ai driver dell'audio. Quindi, opzioni di avvio, opzioni avanzate: numero di processori. Io vado a mettere 12, faccio OK. Faccio anche applica. Vado su servizi, nascondi tutti i servizi Microsoft. Come puoi vedere qui, tu puoi disattivare i servizi che non ti servono. Ovviamente, riservi cheat, Epic Online Service. Se tu usi il PC per giocare, ovviamente, tutte queste cose qua ti servono. Io ho il mio antivirus. Uh, servizio di. Windows Update se lo trovo. Qui è Nvidia VGC che è pure collegato al Secret Boot in caso uh, avviate Valorant e vi dice tipo un problema che non c'è il Secret Boot attivo perché può essere anche a causa del VGC e, e basta. Quindi nascondo tutti i servizi Microsoft e questi sono i servizi tipo come puoi vedere ora cellulare non ci serve. Servizio gateway audio Bluetooth, questo vi può servire per l'audio Bluetooth. Servizio di crotografia. Scendiamo fino a giù, i santichit, come ho detto, vi potrebbe servire. Host servizio di diagnostica, gestione di connessione Windows puoi anche disabilitare tutti i servizi e vedere se su gestione attività si è risolto qualcosa oppure ha diminuito così e non c'è più il processore che arriva a 100 ma da 100 arriva a 20-30% che è qualcosa se disabiliti tutto e quindi faccio nascondo tutti i servizi di Microsoft e faccio applica sì, avvio strumenti e basta e faccio ok ovviamente bisogna riavviare il sistema, lo riavvio più tardi Ritorniamo su gestione e attività e andiamo su processi ed eccoli qua. Ovviamente nelle nostre schede, qua ci sono tanti processi attivi che non ci servono. Ovviamente se avete attivo Google Chrome, vi usciranno questi qua: Google Crash Handler e altri servizi suoi. Scendiamo fino a giù fino a trovare processi come questo qua che non lo uso. Posso anche disattivarlo Tutti i servizi di OBS Studio ovviamente sto registrando Scendiamo fino a, giù, fino a trovare processi di Windows Questi sono tutti i processi di Windows E basta Vanguard User Mode Service Questo non lo uso proprio quindi non mi serve a niente Widget Windows Non mi serve proprio a niente Quindi non capisco perché uh, è attivo Questo non mi serve Terminiamo tutti i processi che non ci servono RealTech HD Audio, questo è importante e basta. Ora passiamo direttamente alla parte che vi dicevo di eliminare le cache e migliorare così le prestazioni alla memoria e al processore. Ovviamente, in descrizione ti ho lasciato così il link che ti porterà sulla pagina per scaricare RAM MAP, un piccolo programma che ovviamente cancella così le cache, ma le cache poi si accumulano quindi scarica RAM Map lo scarichi un pacchetto RAR che devi estrarre extract RAM Map ecco la cartella apri così RAM Map andiamo su empty Ovviamente io prendo gestione attività per farvi vedere come elimina così le cache empty empty in standby list eccolo qua ed ecco che scende Quindi in questo caso c'è pure un'altra applicazione che ti aiuta a eliminare cache e migliorare così le prestazioni alla memoria RAM e al processore, c'è l'applicazione PC Manager che puoi trovare sul Microsoft Store, per Windows 10 puoi scaricarla e installarla qua sopra senza problemi. Per quelli che hanno Windows 11 ovviamente dice che c'è un'applicazione in beta, quindi non c'è nessuna versione rilasciata sul sito della Microsoft, però io tengo l'applicazione qua PC Manager ed eccola qua per scaricarla ti ho lasciato dei link o puoi scaricarla sul sito originale compatibile con Windows 10 ovviamente prossimamente dice però io ho scaricato la vecchia versione e mi funziona scaricata su uh, quest'altro sito qua ovviamente ho scaricato la versione beta una vecchia versione quindi l'ho provata e mi trovo abbastanza bene quindi ti ho lasciato vari link come questi Oppure questo qua Microsoft PC Manager che ti porterà sul sito sul Microsoft Store. Quindi, una volta fatto, premi su Boost elimina così i file temporanei e l'uso della memoria processi uh, startups, le applicazioni che quando avvii il PC si avviano anche queste applicazioni. Quindi questo qua invece è lo spazio, puoi uh, pulire, uh, come puoi vedere fa una scansione, tutte le cose che non ti servono, tipo come puoi vedere Windows Update, uh, aggiornamenti che scarichi, vecchi aggiornamenti che scarichi e installi, poi passano mesi e si accumulano questi download degli aggiornamenti che non ti servono più. Clicco qua sopra, le cache sulle applicazioni e faccio procedi. E basta, torno indietro. Queste sono tutte le applicazioni che, stanno, che sono aperte adesso che non stai utilizzando. Come puoi vedere, queste qua, io ne ho solamente 18, ovviamente le tengo aperte. Gamebar full trust com serve, questo non mi serve, lo chiudo. E torno indietro. Ovviamente c'è pure la sicurezza. Faccio una scansione per vedere se ci sono delle minacce che rallentano così il nostro sistema. Farò una scansione, e, e così facendo, mi elimina così quelle minacce se non ci sono, non c'è niente da eliminare. Una volta fatto, vado su servizi, servizi del sistema. Scendo fino a giù fino a trovare il servizio con la lettera iniziale S. System main, questo qua ci clicchiamo sopra, tipo di avvio, metti disabilitato e fai applica e fai ok. Una volta fatto, quello che ti resta da fare è disattivare gli effetti di animazioni e visivi sul sistema. Ovviamente io vado su tasto destro su questo logo di Windows, vado su sistema, vado su accessibilità. E vado su effetti visivi mostra sempre le barre di scorrimento metto disattivato effetti di trasparenza metto disattivato effetti animazione metto disattivato e basta questo è puntatore del mouse e tocco dimensioni del testo questo qua lente di ingrandimento filtri colore tema contrasto Assistenza vocale, se non ti serve, disattivala. Ovviamente i metodi erano questi, semplici metodi da utilizzare se stai riscontrando problemi di lag, puoi farlo o una volta al giorno, oppure ogni due giorni, oppure una volta alla settimana se usi poco il PC. Però se lo usi sempre per giocare, ti consiglio di farlo tutti i giorni. Oppure eliminando anche uh, le cache che si accumulano sul sistema. Ovviamente tasto Windows più R per aprire così la schedina. Esegui. Percento. Tempo. Percento. Fai ok. Ed eccole qua tutte le cache che puoi eliminare. Fai ctrl A e cancelli le cache. Io non posso cancellarle perché mi servono. Ci sono alcune cache che non posso cancellare perché tengo alcune applicazioni che sto usando come OBS Studio per registrare. Ed è qui che cancellare le cache. Quindi, se questo video è stato utilissimo su come migliorare le prestazioni e ridurre così la percentuale della CPU e aumentare così le prestazioni alla memoria RAM, mi raccomando, usa sempre RAM Map per cancellare le cache sulla RAM. Se questo video ti è stato utilissimo, iscriviti per altri problemi. Commenta sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!